Buongiorno a tutti e bentrovati per un'altra puntata di Show Cooking al ristorante. Bene, siamo a Ponte di Legno, precisamente al ristorante El Volt. Siamo in compagnia del proprietario Luca Negri e a fianco a me appunto c'è lo chef Roberto Buffoli. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, come da scaletta e da programma diamo la precedenza allo chef che adesso andrà in cucina a prepararci il piatto, la ricetta del ristorante, tipica del ristorante. Che piatto ci propone quest'oggi? Quest'oggi per voi abbiamo pensato di realizzare un piatto che abbiamo creato quest'estate. Abbiamo dei ravioli del Pilin ripieni di ricotta, crema parmigiano e tartufo nero. Benissimo, allora congediamo lo chef e andiamo in cucina a seguire la ricetta. Allora, gli ingredienti per la preparazione di questo piatto, partendo dalla pasta fresca, sono uova, 100 g di farina, noi utilizziamo solitamente un uovo, però dipende appunto dalla pezzatura dell'uovo. Successivamente passiamo al ripieno, composto da ricotta fresca, fior di sale, scagliato fine, pepe fresco macinato in grani, olio extravergine di oliva. Successivamente ci serviranno della panna fresca, del parmigiano reggiano, abbastanza stagionato, un 32-33 mesi circa. Giusto per guarnizione occorreranno della fila cressa, sono dei germogli di pisello. Siamo andati poi a fare un corallo neutro, quindi con amido di mais. Tartufo nero, che sarà l'ingrediente principale del piatto, qui utilizzando il tartufo nero della Vacca Monica, e una crema di carote per dare una piccola nota dolce. Allora, iniziamo quindi dalla pasta fresca, che è la prima cosa che andremo a realizzare. Prendiamo i 100 g di farina. Qui usiamo un impasto abbastanza morbido, appunto, perché dovendo fare il raviolo ci serve riuscire a tirare una pasta molto fine. Se no, solitamente andiamo a tagliarla anche con un po' di semola di grano duro. Un uovo. Uovo biologico allevato a terra, anche questo è fondamentale perché va a creare molta elasticità alla pasta. E andiamo a lavorarla. Dopo riposo in frigorifero per circa 3-4 ore, andiamo a creare questo raviolo. Raviolo servirà una pasta abbastanza sottile, per come accorgersi quando la pasta è pronta, mettendo la mano sotto deve essere quasi trasparente. In questo modo, appunto, essendo un raviolo piegato, dove ci sarà la piega con una pasta sottile cuocerà in modo omogeneo e avrà una buona cottura. Andiamo quindi alla preparazione del raviolo. Intanto la pasta la copriamo con la pellicola per non fargli prendere calore e aria. Piccolo passaggio al ripieno del nostro raviolo. Utilizziamo il punto della ricotta fresca, andiamo a macinare del pepe fresco in grani, sale e dell'olio extravergine di oliva. Io uso un olio, in questo caso di Salvatore Muraglia. E andiamo a lavorarlo. Una volta lavorato, appunto, lasciamo riposare in frigorifero per circa 30-40 minuti. Lo mettiamo nel sac à poche, che sarà fondamentale per fare i nostri ravioli.
passiamo quindi i ravioli. Qui, in base alla dimensione del raviolo che vogliamo avere, andiamo a tagliare delle strisce. Pennelliamo con dell'acqua per idratare e permettere dopo la sigillatura del raviolo. Ora passiamo al ripieno. Andiamo a mettere delle piccole palline di ripieno a circa un terzo della pasta. In questo modo dopo andiamo a chiuderla risvoltando su se stesso il ripieno e a schiacciare sul lato. In questo modo andiamo a creare tipo un tunnel, tra virgolette, diciamo, per il ripieno. Ora c'è il famoso pizzico. Questi qua sono praticamente il taglio del raviolo del plin. Andiamo a pizzicare la pasta sempre prima a sinistra, che la teniamo ferma, e dopo a destra. In questo modo facciamo uscire l'aria del raviolo. Una volta fatto ciò, andiamo a pulire il lato del raviolo. E procediamo al taglio, che va a creare il famoso plin. Passiamo quindi alla cottura del nostro raviolo. Mettiamo a scaldare un filo d'olio extravergine di oliva, che servirà poi per il passaggio una volta terminata la cottura. Andiamo a tuffare i nostri ravioli in acqua bollente, salata, per circa 3-4 minuti. Nel frattempo procediamo a creare la crema parmigiano, che ci servirà da base. Filo di panna, sempre il nostro parmigiano che abbiamo utilizzato anche per il ripieno. Temperatura corretta per far sciogliere appunto il parmigiano e creare una crema liscia omogenea, e anche il tempo di raffreddamento andare emulsionando. Una volta cotti i ravioli, passarli in olio caldo. Il ripieno di ricotta appunto è un ripieno molto molto fresco, che tende anche a raffreddarsi in fretta, e non avendo una salsa, una guarnizione esterna, serve proprio questo passaggio nell'olio per andare a dargli un colpo di calore. Possiamo adesso procedere all'impiattamento. Crema parmigiano, andiamo a creare il letto del piatto. Andiamo a questo punto a disporre i ravioli. Crema di carote, che serve a dare una piccola nota dolce all'infrescante.
Adesso andiamo a prendere il tartufo nero. Noi utilizziamo un tartufo nero a vacca monica. Cosa facciamo adesso? La parte esterna, cioè la parte nera, andiamo a ritagliarla. Questo perché? Perché quando andiamo poi a mangiarlo risulta molto croccante. E allora noi, volendo dare una eleganza maggiore al piatto, andiamo a parare via questa parte nera. La utilizzeremo poi per l'infusione della panna della crema parmigiana. Adesso andiamo a prendere questo qua che abbiamo già realizzato prima e andiamo a affettarlo sul nostro raviolo. A questo punto ci serviranno i nostri germogli. Il corallo. Il nostro raviolo. Ecco, Luca Negri è appunto il patron del ristorante Il Volt, però hai anche altri due ristoranti che sono distanti un centinaio di metri. Sì, no? abbiamo un ristorante un po' più semplice che si chiama Tabià e abbiamo il nostro 75, che noi chiamiamo anche chiaramente 75, che è l'ultimo arrivato, che è un wine bar e cocktail bar di altissimo livello, disegnato da un grande architetto e che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Benissimo, questo è un ristorante che è stato restaurato, è stato aperto da poco tempo, no? Sì, guarda, ormai il tempo passa sempre più veloce, certo. Però sono 9 anni che abbiamo questo ristorante, certo. E anche questo è stato un ristorante che ha dato una bella svolta a Ponte di Legno e siamo apprezzati dai turisti, dalla nostra clientela. Ecco, chi sono i vostri clienti? I turisti, diciamo? Sì, i turisti in genere che vengono a Ponte di Legno. Sono italiani o sono più stranieri? Sono più italiani e sono più i proprietari delle seconde case. Ecco, è bello anche essere proprio nel centro del paese. Assolutamente, grande comodità, la gente ci raggiunge per la stragrande maggioranza a piedi, quindi siamo veramente una zona centrale. Ecco, il ristorante è aperto tutto l'anno, immagino? Aperto tutto l'anno, salvo alcuni periodi di bassissima stagione, che siamo sì aperti, ma solo 3-4 giorni alla settimana. Ok, che tipo di piatti proponete? Che cucina proponete? Ma facciamo una cucina locale, rivisitata, abbiamo uno chef giovane con grande entusiasmo ci propone sempre dei piatti nuovi e molto molto piacevoli. E poi teniamo sempre anche del pesce fresco, pesce di mare, che anche questo viene molto molto apprezzato dalla nostra clientela. Benissimo. Voi siete grandi amanti di vini, avete una cantina enorme, immensa. Sì, no? Siamo quasi malati, siete nel malati. Senso che siamo sia io che mio fratello, siamo dei grandi appassionati e qua abbiamo 1350 etichette. Ecco, pertanto potete sicuramente soddisfare anche i clienti più esigenti. Assolutamente, abbiamo dei vini di altissima fascia, però e chiaramente si è stati molto contenti di questo perché vediamo che veniamo apprezzati e che Perfetto. Anche quei vini ogni tanto li comprano. Benissimo, quindi. Luca. Allora, vogliamo invitare intanto i turisti o comunque anche chi è del posto a venire a cena o a pranzo al ristorante Il Volt. Vogliamo dare il numero di telefono? Certo, 0364 92 050. Benissimo. Il ristorante Il Volt vi aspetta e adesso aspettiamo lo chef che ci ha preparato appunto la ricetta per poterla assaggiare. Bene, a chiusura di questa puntata ci congediamo con questo piatto che ripetiamo di cosa si tratta. Abbiamo appunto questo piatto che abbiamo creato quest'anno, sono ravioli del Plin ripieni di ricotta, tartufo nero e corallo di mais. Diciamo che hanno un profumo delizioso e vale la pena ora di andarlo ad assaggiare. Assolutamente. Che vino andiamo ad abbinare a questo piatto? In abbinamento abbiamo pensato alla corte del lupo rosso,
dell'azienda Cadelbosco. Benissimo. Allora, facciamo anche un brindisi proprio per poter festeggiare questo evento. Bene, allora salutiamo i nostri telespettatori invitandovi a venire al ristorante Il Volt a Ponte di Legno in compagnia appunto di Luca Negri, che è il proprietario, e di Roberto Buffoli, che è lo chef. Salute a tutti. Salute.